Buon pomeriggio a tutti, direi che possiamo cominciare. Io vi ringrazio per essere qui e saluto poi anche quelli che seguiranno eventualmente questo incontro in differita, diciamo. Ultimo incontro di questo breve percorso sull'impegno degli intellettuali, degli scrittori del Novecento, dedicato a Leonardo Sciascia. Diversamente da quanto avevo annunciato per chi era presente venerdì, non parlerò del libro che Sciascia ha dedicato ad Aldo Moro, all'affare Moro, ma ho deciso di concentrarmi, mi è sembrato un po' più coerente con la fisionomia di questo incontro, che è proprio un po' un'introduzione a Sciascia. Ho deciso di parlare dell'opera più letta di Sciascia, magari non la più bella, ma certamente la più letta, che è il racconto lungo, romanzo breve, Il giorno della civetta. Prima di arrivare al giorno della civetta, un'introduzione che si baserà in buona parte su una biografia in particolare. La bibliografia su Leonardo Sciascia è molto ampia, come potete immaginare, e ho scelto un classico delle biografie sciasciane ed è questo libro di Matteo Collura, Il maestro di Regalpetra, un libro dei primi anni 90 che è stato ripubblicato proprio recentemente dalla casa editrice La Nave di Teseo, e farò riferimento più volte a quest'opera. Quello che vorrei mettere in luce è proprio quello che Matteo Collura, che è stato un biografo ma anche un amico di Leonardo Sciascia, si chiede, cioè come leggiamo oggi Sciascia che è nato nel 1921, quindi l'anno scorso si è celebrato un centenario molto in sordina a causa della pandemia, però che è una voce ancora molto citata, ancora molto presente oggi, come è diventato lo scrittore che sappiamo e poi anche chi è stato realmente, perché ha avuto una vita estremamente abitudinaria, in qualche modo anche borghese, molto poco da artista. Però è stato anche un uomo che con le sue opinioni, con i suoi interventi, ha inciso profondamente nel mondo culturale e d'opinione, diciamo così, del Novecento. È stato anche un politico, è stato un giornalista, quindi ha avuto una certa incidenza, partendo da una zona d'Italia molto periferica e molto povera, la Sicilia di quegli anni, vi dicevo, nato nel 1921. Voi potreste obiettare che la Sicilia, ben prima di Sciascia, aveva dato i natali a importanti scrittori, cito anche soltanto Giovanni Verga, Luigi Pirandello, e poi altri ne sarebbero venuti. C'è una tradizione siciliana che è molto ricca, indubbiamente. Però la maggior parte degli scrittori siciliani, e in particolare quelli che hanno preceduto Sciascia, hanno scritto le loro opere più importanti fuori dalla Sicilia. Verga a Milano, Pirandello a Roma, per esempio. E invece Sciascia, nonostante abbia per un breve periodo accarezzato l'idea di andare a vivere a Parigi, niente meno, in realtà è stato sempre molto legato alla Sicilia, e anche il suo itinerare, che vedremo insomma con la famiglia d'origine e poi con quella che lui si costruisce, è rimasto entro i confini della regione. Tra l'altro, e questo gli ha fatto conservare, è completo, un punto di vista fortemente siciliano sulle cose. Tra l'altro, di siciliano di terra e non di mare. Un siciliano che anche quando viaggia cerca sempre di tenere il legame con la terra. Sciascia viaggiava in treno, non in aereo, neanche in nave, per quanto insomma dall'isola in qualche modo un po' avrà dovuto farlo, mai in automobile, perché non aveva un'automobile, non aveva neanche la patente, non sapeva neanche andare in bicicletta. Ma amava moltissimo viaggiare in treno. A qualche parola chiave, qualche diciamo punto di partenza fondamentale su Sciascia. In tutte le sue opere c'è un grande tema, declinato, mosso, girato con varie prospettive, ed è il tema della giustizia giusta. Sembra una tautologia, ma in realtà lui si rende conto,
fin da giovanissimo che la giustizia molte volte non è giusta. Va alla ricerca di una verità da investigare e nelle sue opere mette in luce come la verità non sia raggiungibile. Dietro c'è sempre il magistero di Luigi Pirandello. Ha uno sguardo che è contemporaneamente lo sguardo di un illuminista, cioè molto razionale, molto distaccato, molto critico, ma anche lui che non era religioso, alimentato da un sentimento della vita che potremmo definire cristiano. E poi è stato un grande moralista. Lui concepiva proprio la letteratura come un'azione morale. Anzi, c'è un momento in cui dice una buona azione, cioè una letteratura che non cerchi di fare luce su fatti controversi, su avvenimenti scabrosi, su fatti di ingiustizia, intendo dire, allora non è una buona letteratura. E qua alle spalle c'è l'altro grande maestro di Sciascia che è Alessandro Manzoni. Manzoni e Pirandello, poi lo amo anche moltissimo i francesi come Chateaubriand e Stendhal, ma prendiamo i due italiani, Manzoni e Pirandello. Manzoni dei Promessi Sposi, ma soprattutto di un piccolo libro che esce in appendice Promessi Sposi e che oggi noi invece acquistiamo separatamente, che è la storia della colonna infame. Un pamphlet, cioè un breve libro polemico nei confronti del processo che venne intentato, celebrato contro i cosiddetti untori. E c'è una colonna che ricorda questo episodio terribile della storia di Milano. E così Sciascia, come Manzoni, mette in luce molte volte personaggi reali che sono stati vittime di profonde ingiustizie, anche personaggi della cronaca, l'ultimo per esempio Enzo Tortora, su cui magari poi torneremo nel finale di questa prima parte. Uno scrittore quindi molto attento a questo profilo di verità, anche a costo di andare contro tutti. Del resto lui diceva, lo fa dire di un personaggio, ma che è un po' un suo alter ego, che aveva un vero e proprio culto dell'opposizione, che in qualche modo si sentiva uno scrittore eretico. E per tutta la sua vita lui cercò di combattere due grandi chiese, lui le definì così, due grandi chiese bugiarde. E per lui le due grandi chiese bugiarde furono due partiti, la DC, che secondo lui aveva tradito gli ideali, i valori cristiani, e anche il Partito Comunista, con cui ebbe un rapporto molto controverso. Lui divenne anche deputato nelle file del PC, però poi lo lasciò, no, deputato nelle file del Partito Radicale, consigliere comunale di Palermo nelle file del PC, ma poi lasciò il partito. Tra l'altro la sua vita dura come quella del Partito Comunista, perché nasce nel 1921, l'anno del congresso di Livorno da cui nasce il partito, e finisce nel 1989, che è l'anno dell'abbattimento del muro di Berlino, insomma, e della contrapposizione tra i due mondi. E ha questo culto dell'opposizione che potremmo definire quasi uno schema, un sistema di vita, ecco, diciamo così. Adesso cercherò, riassumendo molto, di raccontarvi alcuni di questi passaggi in cui è evidente questo suo atteggiamento. Beh, è evidente fin da molto giovane. Il nostro Leonardo Sciascia è il primogenito di una famiglia di Racalmuto, un paese di saline e zolfare. Le zolfare sono quelle di cui parla Verga, non so, in Rosso Malpelo, di cui parla Pirandello in Ciaula scopre la luna, dei luoghi veramente che potevano rendere molto ricche le persone che possedevano le cave, ma che erano l'inferno per chi ci lavorava, rischiava la vita, viveva veramente delle discese quotidiane agli inferi sottoterra. Ora Sciascia è abbastanza fortunato perché il nonno è capomastro di una zolfara grazie al super lavoro del bisnonno, quindi il suo punto di vista è già abbastanza privilegiato, suo padre verrà chiamato a dirigere una zolfara, però comunque il mondo, l'ambiente è comunque quello. Suo padre è un uomo che a 25 anni era emigrato negli Stati Uniti, era diventato anche soldato nell'esercito americano e poi dopo 7 anni era tornato
Aracalmuto, senza voler raccontare nulla dei motivi del ritorno e anche della sua esperienza americana. Quindi certamente doveva essere capitato qualcosa che è rimasto un segreto che lui non ha mai voluto rivelare. E sposa una donna molto più giovane. Dopo 9 mesi e 7 giorni dal matrimonio, appunto nel 1900, il gennaio del 21, nasce Leonardo Sciascia, 3 anni dopo un fratello e poi una sorella. Da quando nasce il fratello, lui vive prevalentemente a casa dei nonni paterni. Tra l'altro aveva una grande ammirazione per il nonno, e adesso vi dirò un primo punto importante su questo tema della giustizia, circondato da zie. Quindi in un mondo molto femminile che lo coccola enormemente. Con i genitori c'è un rapporto differente. La madre pare più legata al fratello Giuseppe, al più piccolo. Il padre è un uomo molto collerico, molto duro, molto distante, a cui Leonardo si riavvicinerà quando il padre starà per morire e soprattutto dopo la morte del padre, riuscirà a fare pace con lui in un certo senso. Invece durante la vita saranno sempre molto in opposizione. Perché dicevo che questo tema della giustizia è già interessante? Perché il nonno era un uomo che si chiamava Leonardo come lui, non aveva paura di niente e non aveva voluto pagare nessun tributo alla mafia, parola impronunciabile a quell'epoca, e dal balcone, quando una volta era passato probabilmente il capo della cosca locale di Racalmuto, che era riuscito a uscire impunito da molte vicende giudiziarie, lui lo apostrofava come assassino. Cioè lui impara dal nonno il coraggio della verità, che lo accompagnerà per tutta la vita. E impara anche che ci sono delle persone che vengono uccise e non lo meritano. Questo capita quando, vi ricordo che è nato nel 21, quando bambino, ma proprio piccolo, vede in casa una fotografia di un uomo che poi viene nascosta in un cassetto, e si dice che quell'uomo è stato ucciso dall'innominato, che non è quello di Promessi Sposi, ma è Mussolini, e non meritava di morire. Quell'uomo era Giacomo Matteotti. Per cui il piccolo Sciascia non sa, ovviamente non sa nulla e non deve dire nulla perché gli viene spiegato che non si può nominare, però capisce che c'è qualcuno che innocente viene ucciso da un persecutore. No? Sono tutte vicende che lui assimila molto piccolo e che però evidentemente faranno parte poi della sua vita. Anche perché Sciascia afferma. Lo dichiara proprio nella prefazione a un libro di Gustave Flaubert, che tutto quello che noi siamo si decide nei primi 10 anni di vita. E quindi, come Flaubert, lui dice in quella prefazione, nei 10 anni di vita era già l'autore di tutti i suoi libri, così Sciascia dei suoi, dei propri, evidentemente. E quindi, se davvero questo bisogno di rivendicare la giustizia e la verità in qualche modo creano un filo tra tutte le opere di Sciascia, probabilmente lui afferma lo deve a questo tipo di formazione che ha avuto da piccolo. Tra l'altro è un bambino, un ragazzino che legge molto, non è un bravo studente nel senso canonico del termine, però un grande lettore. Grande lettore, e poi va molto spesso al cinema perché lo zio gestiva, curava la sala cinematografica del paese e quindi lui andava sempre a vedere nella stanza dove c'era questo zio, insomma, le pizze dei film, il che ricorda molto un film di Giuseppe Tornatore che si chiama Nuovo Cinema Paradiso, ed effettivamente quando Tornatore realizzò questo film, Sciascia, che era molto malato, già era vicino alla morte, poté vederlo in una proiezione privata, e la testimonianza dei pochi che erano presenti, dello stesso Tornatore, è quella di una grande, irrefrenabile commozione da parte di Leonardo Sciascia, perché quella storia era anche la sua storia, cioè quel bambino era
tanti bambini, ma era anche Leonardo Sciascia. Quindi lui legge tanto, legge sempre. Anche quando il padre lo richiama ai suoi doveri, ai compiti che ha in seno alla famiglia, anche se molto piccolo, in base alle gerarchie delle famiglie tradizionali di allora, e lui gli passa davanti, così un po' spavaldo, sempre con i libri. Ed è l'unico che riesce a tenere testa al padre e a cui il padre alla fine rinuncia a dire qualcosa, diciamo investendo, nell'altro figlio che effettivamente lo seguirà nella zolfara dove verrà impiegato. Sciascia, dicevo spavaldo, in realtà la spavalderia non è nell'atteggiamento, nei modi, è nelle azioni, perché l'aria di Sciascia per tutta la vita è stata sempre quella di un uomo molto dolce e molto mite. Parlava molto poco, aveva un modo di parlare che sembrava faticoso perché lui cercava la parola giusta e diceva poche parole, così come ne scrive poche, tante opere ma tutte molto brevi. Però era un uomo molto determinato, quindi mite, dolce all'apparenza, ma estremamente fermo nei propri principi, insomma. Leggendo, appunto, scopre quegli autori di cui vi parlavo, Manzoni, Pirandello, ma leggendo e andando a scuola trova anche i suoi primi maestri. Per esempio, quando comincia le superiori, lui frequenta l'istituto magistrale, conosce un giovane insegnante di lettere che lo accusa, senza dirglielo, però lo accusa di aver copiato il tema, di plagio, perché lui scrive in un modo perfetto, senza correzioni. E non crede che un ragazzino di paese possa scrivere così. Ed è poi il preside a dire tienilo d'occhio perché è veramente un genio, perché tutti parlano di lui. Un altro grande maestro che non sarà mai insegnante di Sciascia, nonostante insegnasse in quella scuola, sarà Vitaliano Brancati, che gli insegna e di cui Leonardo Sciascia delinea un ritratto molto molto bello, che gli insegna un antifascismo non tanto ideologico quanto di natura, cioè come dire che la dignità non può passare attraverso il fascismo, quindi un antifascismo naturale del quale non potrebbe fare a meno. Dopo il diploma Sciascia trova subito lavoro. Lui si diploma nel 39, quindi un anno veramente difficile, sta per scoppiare la guerra in Europa, arriverà presto anche in Italia, e si diploma correttamente a 18 anni, avendo frequentato il magistrale, nonostante avesse perso un intero anno scolastico perché colpito da una grave forma di malaria quando ha 10 anni. Cosa fa? Si ritira dalla scuola e poi porta come privatista gli ultimi 2 anni. E trova lavoro, ma non nella scuola, lo trova inizialmente nel consorzio agrario di Racalmuto. Ed è qua che avviene il suo primo contatto diretto con l'ingiustizia. E ve lo leggo. Lui dice a un certo punto: erano momenti tristi in cui mancava il pane. E i contadini erano particolarmente vessati perché consegnassero il grano. Lì ho avuto, si può dire, il primo impatto con la giustizia. C'era una squadra di polizia che girava per fare delle perquisizioni nelle case di chi aveva la terra. Un giorno, durante il giro della squadra, hanno scoperto un contadino che aveva un quintale di frumento in più e l'arciprete che ne aveva 15. Sciascia in quel frangente fu chiamato a testimoniare perché al consorzio era addetto all'ammasso obbligatorio del grano e quindi ovviamente non poté sottrarsi e riferì che entrambi avevano delle quantità non concesse. Ho seguito il processo, il contadino è stato condannato a 2 anni, l'arciprete è stato assolto e l'arciprete ne aveva ammassata molto di più perché era arciprete. E il suo avvocato lo aveva difeso. Il contadino è finito dentro. La legge era severissima con la sottrazione del grano all'ammasso, ma non con tutti. E chiosa, così la giustizia ha cominciato a darmi delle inquietudini, che saranno poi quelle che si porterà effettivamente per tutta la vita. Nel 1944
mentre lavora a questo consorzio agrario, sposa una giovane maestra che frequentava la casa delle zie, che erano in parte anche maestre elementari, si chiama Maria Andronico e da questo matrimonio nasceranno due figlie, Laura e Anna Maria. Nel 48, l'ultimo anno del suo lavoro al consorzio agrario, la prima tragedia familiare, la morte del fratello che si suicida. Si suicida usando la pistola del padre e il padre non si riprenderà più, si sentirà molto colpevole e pensate che quando Sciascia comincia ad essere famoso, comincia ad avere anche così una strada un po' più spianata, lo chiameranno per dirgli che il padre ha ferito a morte un concittadino. Poi il padre di lì a pochi giorni morirà, piantonato in ospedale, ma era chiaramente così, aveva perso la cognizione di sé, quindi due tragedie gravi, no? Il padre che uccide un altro uomo e prima questo giovane fratello che è sepolto a Racalmuto con un'epigrafe che reca alcuni versi di una poesia di Catullo, il poeta latino che aveva dedicato dei versi al fratello morto in giovane età. Nel frattempo appunto lui, come vi dicevo, comincia a collaborare con delle case editrici e la prima con cui collabora, lui avrà sempre un legame molto forte con le case editrici e una casa editrice di Caltanissetta, si chiama Sciascia, ma non c'è nessun legame di parentela. E nel frattempo lo convincono in famiglia a provare il concorso per diventare insegnante di ruolo nella scuola statale e diventa maestro. Non gli piacerà fare il maestro, lo farà per 8 anni. Poi chiederà di essere distaccato altrove. Prima andrà a Roma al Ministero dell'Istruzione, non gli piace Roma, Roma proprio lui la detesta e troverà il modo di essere collocato in vari uffici locali poi in Sicilia. Ma la strada dell'insegnamento la abbandonerà per sempre. Lui diceva che, tra l'altro, stende anche dei bei diari della sua esperienza di maestro di scuola, però non gli piaceva insegnare perché diceva che non riusciva a insegnare a questi bambini che non avevano da mangiare, non avevano da vestirsi, avevano freddo e in realtà non potevano imparare praticamente nulla, insomma, secondo lui, in quelle condizioni. E nel frattempo cerca di coltivare la sua vera passione che è la scrittura, diciamo coltivata attraverso la collaborazione, come vi dicevo, alle case editrici o anche a delle riviste locali. E grazie a una di queste riviste, non più tanto locale, che si chiama Galleria, comincia a conoscere molti intellettuali contemporanei. Uno di questi, per esempio, è Pierpaolo Pasolini. A partire dal 1950 pubblica una serie di opere. Forse la più importante di queste opere è del 1956 e si intitola Le parrocchie di Regal Petra. Regal Petra è un po' come Vigata per Camilleri, c'è cioè una città inventata che però è la città dell'autore, quindi le parrocchie di Regal Petra sono le parrocchie di Racalmuto, è la storia personale di Leonardo Sciascia, insomma. Nel 1960 arriva il grande successo che è dato da questo piccolissimo romanzo, appunto poco più che un lungo racconto, che si intitola Il giorno della civetta ed è su questo romanzo che vorrei fermarmi tra poco, insomma spero tra poco. Successo amplificato dal film che nel 1968 uscì con la regia di Damiano Damiani, le interpretazioni di Franco Nero e Claudia Cardinale, un film abbastanza famoso, ispirato a un ufficiale dei carabinieri che si chiamava Renato Candida e che aveva scritto un coraggiosissimo libro intitolato Questa mafia. Sciascia non sarà tanto affezionato a questo racconto, anzi a un certo punto comincerà a dargli anche un po' fastidio, però è effettivamente il racconto che davvero gli apre la strada della notorietà. Di qui in avanti sarà un crescendo, lui frequenterà sempre più scrittori che saranno incontri determinanti nella sua vita, come Vincenzo Consolo, o pittori come Renato Guttuso, più tardi Gesualdo Bufalino, un altro incontro molto importante con uno scrittore molto raffinato dalla storia singolare, perché lui pubblica il primo suo romanzo
diceria dell'untore quando ha circa 60 anni, quindi un'età non proprio da esordio normalmente. Poi scrive Il Consiglio d'Egitto, Morte dell'Inquisitore, un altro libro importante nel 1966, A ciascuno il suo, a cui farò un po' cenno. Nel 67 la famiglia va a vivere a Palermo. In realtà non vivevano già più a Racalmuto da molto tempo, erano andati a vivere a Caltanissetta. Sono trasferimenti molto legati anche alle esigenze delle figlie, quindi le scuole superiori, l'università. E considerato che erano tre le sedi universitarie, ma per i siciliani della zona di Sciascia era più logico andare a Palermo, che so, rispetto a Catania, scelgono Palermo. Ma anche Palermo a Sciascia non piacerà molto. Nonostante la famiglia vada a vivere in un quartiere molto elegante, un quartiere residenziale molto verde, però gli apparirà Palermo una città troppo contraddittoria. E poi a un certo punto con strade lastricate di morti, perché lui si troverà a Palermo quando venivano continuamente uccisi giudici, giornalisti, insomma in un periodo veramente terribile. Tra l'altro il benvenuto che gli dà Palermo è un terremoto, perché poco tempo dopo il suo arrivo e veramente poche settimane dopo il trasloco c'è il terremoto del Belice, che insomma è veramente un terremoto devastante, e loro chiedendo aiuto ad amici, perché come vi ho detto Sciascia è una mala patente, riescono a tornare al loro paese e a fare ritorno poi a Palermo parecchio tempo dopo. Mentre, come vi dicevo, intanto a Palermo si scatena la mafia, e proprio questo scatenamento della mafia porta a un altro libro importante del 1971, Il contesto. Sto citando dei libri che sono diventati tutti film. Per esempio, vabbè, Del giorno della civetta vi ho già detto, A ciascuno il suo diventa anche questo un film. Il contesto diventa un film che si intitola Cadaveri eccellenti questa volta, mentre gli altri riprendono il titolo del racconto di Sciascia. Questo è un film di Francesco Rosi del 1976 e ha un titolo diverso, protagonista Lino Ventura. Siamo negli anni anche del terrorismo e quindi Sciascia si occupa anche di questo. Finché nel 1975 un giovane del PC che arriva dal nord, si chiama Achille Occhetto, non gli chiede di fare un passo in più nell'attività politica e di entrare nel Consiglio Comunale di Palermo. Sciascia, abbastanza inaspettatamente, accetta come esterno ed entra nel Consiglio Comunale, che abbandona dopo un anno e mezzo. Lui dice che il motivo, diciamo, forse ufficiale, il pretesto in qualche modo, è che i grossi impegni che lui ha ormai non gli permettono di presenziare come vorrebbe a delle riunioni che cominciano sempre in ritardo. Qualcuno ha ironizzato su questa motivazione e in realtà ha anche una parte di verità. Lui naturalmente il motivo è più profondo, e il motivo è che tutto quello che lui vorrebbe fare per la città di Palermo, lui vede che non si realizza, che le grandi opere di cui la città ha bisogno vengono sempre messe da parte. Il PC era all'opposizione, però lui voleva fare opposizione, no? Mentre sente che gli altri consiglieri sono più accondiscendenti, e lui, che ha, come vi dicevo all'inizio, questo culto dell'opposizione, naturalmente non si trova bene. Ma la questione del ritardo, che sembrerebbe appunto pretestuosa e un po' esteriore, se ci pensate non lo è poi così tanto, perché lui dice: se un consiglio che dovrebbe cominciare alle 21 in realtà comincia a mezzanotte, e poi i punti verranno trattati sommariamente, rapidamente, perché tutti hanno bisogno e desiderio di tornare a casa, sono stanchi, quindi non ci sarà mai l'attenzione e la cura che una città così contraddittoria e problematica come Palermo, ma come poi in fondo tutte le grandi città, richiedono. Quindi lui andrà via, ma da questo momento avrà un rapporto molto conflittuale con il partito.
Si scontrerà con Giorgio Amendola, per esempio, si scontrerà più avanti anche con Enrico Berlinguer, romperà l'amicizia con Guttuso, che è stata un'amicizia lunghissima, di anni, quindi veramente pronto, diciamo, anche a rimanere solo, pur di affermare le proprie convinzioni. Queste dispute di cui vi parlavo avvengono, per esempio, dopo il rapimento Moro, perché quando Moro viene rapito e poi ucciso, siamo nel 1978, Sciascia, a stretto giro di poche settimane, scrive l'affaire Moro, che suscita talmente tante polemiche da diventare un affaire Sciascia. Perché lui sostanzialmente dichiara, smonta la teoria che Moro non fosse più in sé quando scriveva le lettere che tutti conosciamo, insomma. Ed è un atto d'accusa in primo luogo alla DC, ma insomma poi anche più ampio, ecco. E quindi quando poi lui l'anno dopo accetterà la candidatura nel Partito Radicale e tutti, comprese le figlie, lo criticheranno, in realtà lo farà perché vuole a tutti i costi entrare nella commissione di inchiesta parlamentare sulla strage di Via Fani. A fatica riesce a entrare perché non lo vuole nessuno ed è lì che cominciano tutte le liti. Ma per esempio, vi racconto, prima di passare al romanzo, altri due momenti di grande scontro che probabilmente ricorderete. Beh, del caso Tortora vi ho detto, no? Vi ho detto che lui è uno dei pochi a difendere e questo è interessante perché lo porta ad assumere una posizione molto critica nei confronti, per esempio, dei pentiti di mafia. E lui seguirà il maxiprocesso, andrà tutte le volte che potrà. Farà delle riflessioni su Buscetta molto interessanti, insomma. Comunque, due momenti critici. Primo, l'uccisione del generale Dalla Chiesa, perché lì si scontrerà con il figlio di Dalla Chiesa, con Nando Dalla Chiesa, perché Nando Dalla Chiesa non accetterà due cose. La prima, che sembrerebbe meno importante, è che Sciascia diciamo smentisca l'identificazione del capitano dei carabinieri del giorno della civetta con il generale Dalla Chiesa. Diciamo era stata l'affermazione che il generale aveva fatto in vita e che prima Sciascia non aveva smentito. E quindi dice il figlio, perché smentire adesso? Lui argomenta. L'altra questione su cui il figlio si offende molto è che Sciascia sostiene che il generale Dalla Chiesa non aveva capito l'evoluzione della mafia, una mafia che era cambiata e che andava trattata per quello che era diventata. L'altro grande momento di conflitto con l'opinione pubblica è un articolo che lui pubblica sul Corriere della Sera con un titolo che non è di Sciascia, che però è diventato emblematico, adesso usiamo tutti quella immagine come capita sovente con il giornalismo. I professionisti dell'antimafia. E lui lì criticava il fatto che per combattere la mafia non tutti i metodi sono corretti, cioè lui dice il fine non giustifica i mezzi. Bisogna passare sempre attraverso il diritto e la legge. Allora, primo bersaglio, un sindaco, lui dice un sindaco, non lo nomina, un sindaco che si proclama tutti i giorni contro la mafia. Però in realtà non fa nulla di quello che dovrebbe fare nella sua città, non lo si può criticare perché altrimenti vorrebbe dire criticare il suo impegno antimafia. Lui dice no, io critico il fatto che non faccia il sindaco come dovrebbe farlo. Leo Luca Orlando era il bersaglio. L'altra cosa destinata a suscitare ancora più clamore è che lui critica il criterio adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura nel promuovere un giudice a Marsala in Sicilia, perché suscita grande polemica perché questo magistrato si chiama Paolo Emanuele Borsellino. E lui dice non doveva passare lui, non toccava lui. La giustificazione che viene data proprio sulla Gazzetta Ufficiale, no? Dove si
chiarisce perché Paolo Borsellino possa superare anche gli altri concorrenti che erano in graduatoria davanti a lui, riguarda il suo curriculum, che specificamente era orientato nella lotta alla mafia, e si dice che il primo della lista, magistrato galantuomo, ha lasciato senza obiettare, capendo che era più adatto il curriculum del collega. Allora lui dice: perché insistere su questo galantuomo? Ci fa pensare che esistano anche dei magistrati non galantuomini. E perché non era richiesto prima, a priori, questo tipo di curriculum, altrimenti sarebbe passato davanti in graduatoria. Sta di fatto che viene intentato, anche qua, una sorta di affaire sciascia di nuovo, un pubblico processo, un dibattito, una sera a cui partecipano molte, diciamo, figure autorevoli della politica, della lotta alla mafia. L'unico che difende il Sciascia, il direttore del Corriere della Sera, in quel momento Piero Ostellino, però lui rimane molto isolato, salvo poi ricordare che qualche tempo dopo, ma non troppo tempo dopo, perché Sciascia 2 anni dopo morirà, incontra Borsellino a una manifestazione contro la mafia. Borsellino aveva capito perfettamente gli argomenti di Sciascia, lui si stringono la mano e fanno una lunga chiacchierata. Vi dicevo, siamo vicini alla fine, all'epilogo, perché Sciascia morirà per probabilmente anche delle diagnosi, delle cure tardive a un suo male che lo lacerava già da molti anni, ma che non si era capito che cosa fosse esattamente. A quel punto le chemioterapie non servono più e Sciascia muore nella sua casa nel 1989. Le esequie si svolgeranno con un funerale religioso, perché Sciascia decide che almeno in morte vuole evitare le polemiche, vuole fare le cose come la tradizione del suo paese in qualche modo impone. Non vi ho detto, per esempio, che lui si era sposato in maniera molto anticonformista. Pensate a un matrimonio del sud, come possa essere congeniato negli anni 40, invece i due si sposano senza dirlo neanche ai genitori, dicendolo solo al sacerdote e ai testimoni, lo stretto necessario, ma è un matrimonio veramente molto sui generis, senza viaggio di nozze, ma questo forse era più frequente, ma certamente senza neanche invitati, senza neanche i genitori. Poi tornano a casa, a quel punto la famiglia abituata diciamo, questo carattere coriaceo di Sciascia non gli dice niente. Ho fatto tardi, mi rendo conto, e quindi cercherò di dirvi qualcosa sul giorno della civetta, che sono convinta voi conosciate tutti bene, facendo parlare magari un po' di più la voce di Sciascia rispetto alla mia. Ma un paio di cose ve le devo dire. Il giorno della civetta è un racconto giallo, giallo investigativo, come altri racconti gialli, come per esempio A ciascuno il suo o Il contesto, che vi ho nominato prima. Sono però dei gialli estremamente non convenzionali. Com'è il giallo tipico? C'è quasi sempre all'inizio un omicidio, poi c'è un investigatore della polizia, oppure, non so, una figura di particolare intelligenza che, come Miss Marple, che insomma fa le sue ricerche, e normalmente si conclude tutto con la soluzione dell'enigma, per la quale vengono disseminati degli indizi che solo l'investigatore riesce a cogliere. E questa è la struttura tipica del giallo investigativo: esordio in medias res, scioglimento dopo varie peripezie. L'esordio c'è nel giorno della civetta, ma in tutti i gialli di Sciascia non si arriva mai alla conclusione. Come disse molto bene Alberto Moravia, sono gialli in cui si parte dalla chiarezza e si arriva al mistero. Cioè, anziché sciogliere, l'enigma si ingarbuglia. Oppure, come nel caso del giorno della civetta, amaramente va detto che l'investigatore arriva alla soluzione, ma quella soluzione viene insabbiata e ne viene preferita un'altra di comodo. Lui aveva capito che c'era la mafia dietro l'omicidio di questo impresario che viene ucciso nelle prime 2 pagine del racconto. E
E invece finisce con l'essere un delitto passionale, così costruito ad arte. Si trovano dei testimoni per cui il sicario che Bellodi, l'investigatore, aveva trovato non poteva essere lì nel giorno e nell'ora del delitto, e la soluzione è trovata, insomma. E Bellodi deve adattarsi. Amaramente lascerà la Sicilia, tornerà a Parma, deciso forse a non tornare più. E invece nelle ultime pagine dice che ama troppo la Sicilia e vi farà ritorno. Quindi c'è un messaggio di speranza, la Sicilia non è perduta, ci dice nel giorno della civetta. Invece nelle altre opere, l'investigatore che a ciascuno il suo, in realtà è un professore di italiano e latino, che non ha mezzi, insomma, non sa stare al mondo, molto intelligente perché trova anche il bandolo della matassa, però non capisce che insomma intorno a lui il mondo è molto più astuto, crudelmente astuto di quanto lui non creda di essere effettivamente. Quindi lui, si chiama Laurana, e anche l'investigatore del contesto, che si chiama Rogas, un nome che sembrerebbe spagnoleggiante, in realtà è latino, cioè è la seconda persona del verbo roga, rogo, e tu interroghi vuol dire, quindi colui che interroga, e vengono uccisi. Quindi siamo veramente a delle conclusioni molto amare, cioè chi trova la verità non la potrà mai dire perché viene così messo a tacere definitivamente. Bellodi non è messo a tacere, però viene messo davanti al fatto che ci sono delle verità che non si possono dire e che in Sicilia non si dicono. È un racconto che gli dà il patentino di mafiologo, di lì in avanti verrà chiamato in tutti i dibattiti a parlare di mafia, e che gli creerà, come vi dicevo all'inizio, anche un pochino di fastidio, perché lui ha sovente la sensazione che la mafia in questi dibattiti venga ridotta quasi a elemento folclorico, e a lui non piace. Come lo scrive questo giorno della civetta? Lo scrive in una estate, nella casa dei nonni, prima, e poi gli altri romanzi li scriverà nella nuova casa che lui fa costruire davanti alla casa dei nonni, in Contrada Noce, dove lui trascorre tutte le estati, circondato dalla famiglia, da molti amici che lo vanno a trovare, erano molto conviviali gli Sciascia. E scrive solo d'estate, ma lui sempre ha questo metodo, scrive solo d'estate, anzi solo di mattina d'estate. E che fa tutto il resto dell'anno? Vabbè, oltre al giornalista, eccetera. Raccoglie materiali per quello che deve scrivere, o diciamo crea delle bozze, insomma, però poi il romanzo viene scritto tutto in questi pochi giorni di 3 mesi. E quando esce è praticamente perfetto. Lavora, dice Sciascia, per cavare. Cosa vuol dire? Che lui sottrae, cerca di dire le parole necessarie, e non più di quelle che appunto gli paiono necessarie. Quando lo dice nel giorno della civetta sembra quasi dirlo con una certa amarezza, come se avesse dovuto autocensurarsi, e probabilmente per quel romanzo è vero, ma più avanti lui continuerà a scrivere veramente delle opere molto esili, dei pamphlet, alcune non arrivano alle 100 pagine. Altre le superano, ma non di molto. Non troveremo, difficilmente troveremo un volume, no? Un romanzone per Sciascia. Eppure la sua scrittura è limpida e molto curata. Segno che non dipende la grandezza di uno scrittore dalla quantità di parole, ma dalle parole che usa e dal modo in cui le usa. Allora, se avete ancora un po' di pazienza, io vorrei leggervi un paio di passaggi, proprio per darvi il gusto di questa scrittura di Sciascia, perché io penso abbiate già letto questo racconto, ma magari l'avete letto un po' di tempo fa, come era stato per me, che l'ho riletto in questi giorni, e l'ho trovato veramente illuminante. L'autobus stava per partire. Rombava sordo con improvvisi raschi e singulti, è proprio l'incipit. Il racconto comincia così. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde, panelle, implorante e ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello.
L'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista un momento e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò. La faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava. Il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse. L'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi, senza sguardo. Disse: l'hanno ammazzato. Si levò il berretto, pensiamo magari per riguardo al morto, no, no, e freneticamente cominciò a passarsi la mano tra i capelli, cioè disperato non perché sia morto, ma perché lui era lì mentre questo veniva ucciso. Bestemmiò ancora. I carabinieri, disse l'autista, bisogna chiamare i carabinieri. Si alzò ed aprì l'altro sportello. Ci vado, disse al bigliettaio. L'autista è l'unico che fa qualcosa. Il bigliettaio guardava il morto e poi i viaggiatori. Di solito la stimavano e imprecavano, ora stavano in silenzio, le facce come dissepolte da un silenzio di secoli. Chi è? Domandò il bigliettaio indicando il morto. Nessuno rispose. Il bigliettaio bestemmiò. Era un bestemmiatore di fama tra i viaggiatori di quell'autolinea, bestemmiava con estro. Già gli avevano minacciato licenziamento, che tale era il suo vizio alla bestemmia da non far caso alla presenza di preti e monache sull'autobus. Era della provincia di Siracusa, in fatto di morti ammazzati aveva poca pratica. Una stupida provincia, quella di Siracusa. Perciò con più furore del solito bestemmiava. Vennero i carabinieri. L'apparire dei carabinieri squillò come allarme nel letargo dei viaggiatori. E dietro al bigliettaio cominciarono a scendere. In apparente indolenza, voltandosi indietro come a cercare la distanza giusta per ammirare i campanili, si allontanavano verso i margini della piazza e dopo un ultimo sguardo svicolavano. Quando la piazza fu vuota, vuoto era anche l'autobus. Solo l'autista e il bigliettaio restavano. E che? Domandò il maresciallo all'autista. Non viaggiava nessuno oggi? Qualcuno c'era, rispose l'autista con faccia smemorata. Qualcuno, disse il maresciallo, vuol dire 4, 5, 6 persone. Io non ho mai visto questo autobus partire che ci fosse un solo posto vuoto. Non so, disse l'autista, tutto spremuto nello sforzo di ricordare, non so. Qualcuno, dico, così per dire, certo non erano 5 o 6, erano di più, forse l'autobus era pieno. Io non guardo mai la gente che c'è, mi infilo al mio posto e via. Solo la strada guardo, mi pagano per guardare la strada. E poi va avanti così. Poi c'è un passaggio, perché questo è un racconto lungo, un romanzo breve, che ha una sua complessità narrativa. Sono 17 capitoletti, quasi sempre a montaggio alternato, un po' come un film. Uno di questi capitoletti molto brevi, non sono numerati, c'è cioè solo uno spazio bianco tipografico tra l'uno e l'altro, è narrativo. Nell'altro dialogano dei personaggi, ma quasi mai si capisce chi siano. Probabilmente c'entrano con la vicenda perché ne sono a conoscenza, ma non fanno parte del paese, o altre volte fanno parte del paese, quindi rimane un po' enigmatico. A un certo punto c'è qualcuno che parla e parla di Don Mariano Arena, perché le indagini portano Bellodi, il protagonista, a Don Mariano Arena, cioè il capomafia locale. E dice questa voce anonima: se conosceste come io lo conosco, Don Mariano Arena, voi non parlereste di macchie. Un uomo, lasciatemelo dire, come ce ne sono pochi. Non dico per integrità di fede, che a voi può anche non interessare, ma per onestà, per amore del prossimo, per saggezza. Un uomo eccezionale, vi assicuro. Tanto più se si pensa che è sprovvisto di istruzione, di cultura. Ma voi sapete quanto più della cultura valga la purezza del cuore. Ora, prendere un uomo simile come un malfattore, cosa che, lasciatemelo dire con la mia sincerità di sempre, mi fa pensare per l'appunto ai tempi di Mori, il fascista.
Ma dalla voce pubblica l'Arena è indicato come capomafia. La voce pubblica? Ma che cos'è la voce pubblica? Una voce nell'aria, una voce dell'aria, e porta la calunnia, la diffamazione, la vendetta vile. E poi che cos'è la mafia? Una voce anche la mafia, che ci sia ciascuno lo dice, dove sia nessun lo sa. Aria d'opera. Voce, voce che vaga e rintrona le teste deboli, lasciatemelo dire. E quando l'altro dice, ma la mafia, io ho potuto constatare che esiste. E l'altro dice, mi addolorate, figlio mio, mi addolorate. Come siciliano mi addolorate, come uomo ragionevole quale presumo di essere. Quel che indegnamente rappresento, si capisce, non c'entra. Ma il siciliano che io sono e l'uomo ragionevole che presumo di essere, si ribellano a questa ingiustizia verso la Sicilia. Ditemi voi se è possibile concepire l'esistenza di un'associazione criminale così vasta e organizzata, così segreta, così potente da dominare non solo mezza Sicilia, ma addirittura gli Stati Uniti d'America, e con un capo che sta qui, in Sicilia. No, ma figuriamoci. Ed è, direi, molto antiveggente, insomma. Don Mariano poi dice delle cose interessanti in un famoso dialogo, anche questo ha suscitato un po' di polemiche, come se Sciascia in qualche modo ammirasse una vecchia mafia, un po' come quando guardiamo i film del Padrino e subiamo una fascinazione. Dice Don Mariano parlando con il capitano Bellodi. Io ho una certa pratica del mondo, è quella che diciamo l'umanità e ci riempiamo la bocca di umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie. Gli uomini, i mezzi uomini, gli ominicchi, i, con rispetto parlando, piglia in culo e i qua qua qua. Pochissimi gli uomini, i mezzi uomini, pochi. Che mi contenterei l'umanità se fermasse i mezzi uomini. E invece no, scende ancora più giù agli ominicchi. E ancora più giù i pigliaculo, infine qua qua qua, che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, perché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo. E l'altro gli risponde, anche lei. E in questo anche lei ci fu, insomma, la critica a Sciascia. Concludo con una delle ultime frasi. Bellodi è tornato a Parma per qualche giorno, glielo hanno consigliato i superiori ovviamente, e comincia a pensare di rimanerci a Parma. Incontra un amico e l'amico gli chiede com'è la Sicilia e lui risponde che la Sicilia è incredibile. Questo è un aggettivo interessante perché è un aggettivo ambiguo. È incredibile, cioè le cose che vengono dette non si devono credere. Oppure è incredibile, perché non si può credere, è incredibile, cioè quasi difficile da spiegare, non si può credere quello che succede, eppure succede. E lui comincia appunto a pensare, rimango qui, non so spiegare neanche cos'è la mafia, no? Cos'è questa mafia, gli chiede l'amico di cui parlano sempre i giornali. E lui non glielo sa spiegare perché è troppo difficile per un uomo. Adesso noi sappiamo anche al nord cos'è la mafia, no? Ma sembrava che fosse qualcosa di esoticamente lontano, insomma. Poi incontrano un'amica che gli sembra molto bella, tra l'altro si chiama Livia. Lo dico semplicemente perché in qualche modo c'è anche molto di Camilleri ha preso molto da Sciascia, probabilmente è un omaggio anche questo nome. E a un certo punto in questa festa gli piace questo ambiente, si sente tra persone che la pensano come lui, vorrebbe rimanere lì, dice al diavolo la Sicilia, al diavolo tutto. C'è ancora però una frase. Rincasò verso mezzanotte, attraversando tutta la città a piedi. Parma era incantata di neve, silenziosa, deserta. In Sicilia le nevicate sono rare, pensò, e che forse il carattere delle civiltà era dato dalla neve o dal sole. Secondo che neve o sole prevalessero. Si sentiva un po' confuso, ma prima di arrivare a casa sapeva lucidamente di amare la Sicilia e che ci sarebbe tornato. Mi ci romperò la testa, disse a voce alta. E per oggi, diciamo, mi fermo qui, lascio a voi se avete delle domande, con piacere. E allora ci fermiamo, io vi do l'appuntamento ad aprile, mi pare tra aprile e maggio c'è ancora un corso che mi vedrà
in qualche modo coprotagonista insieme alla professoressa Gagliardi, dedicato alle donne in molti ambiti della cultura e del sapere. E in quell'occasione spero che ci vedremo di persona e non nei riquadri a distanza. Arrivederci, grazie. Grazie a lei, grazie. Grazie.